C'è più culo che anima però, eh? A chi tocca non si ingrugna. Ma ancora che te trucchi tanto? Ma pensa a leggere. Otto orizzontale, vicino all'anulare. Salaria. Se continuiamo qui siamo rovinati. Lo so. Sono 5 settimane che stiamo su questa scena. Ho capito. Io dico, diciamo Jacopo, con un po' di tatto. Ma quale tatto? Quale? Ma non hai capito con chi abbiamo a che fare? Quello è permaloso, non si può dire nulla. E ricordati una cosa, quello è mandato da loro e comandano loro adesso. E loro vogliono lui. È chiaro, questo no. È chiaro, ecco, è chiaro. Però sono 5 settimane che siamo fermi. Bea, mettiamoli tutti seduti durante la scena. Così voglio vedere come a pizza riuscirà a fare genio. Motore partito, azione! Fermi tutti, che nessuno tocchi niente, che ognuno resti al suo posto. Io sono il commissario Gaudenzi, questo è il vice commissario Caramella che prenderà punti durante i vostri interrogatori. Buonasera a tutti, signore e signori, vi prego di rimanere al vostro posto. Vi ricordo che ogni cosa che direte potrà essere utilizzata contro di voi, quindi per favore... Stop. Perché sto? Stanno tutti seduti, che stanno a far gioco della bottiglia? Ma che? Stanno tutti seduti! Che sono rotta il cazzo io, eh! Signora, sono 5 settimane che sto qua sdraiata. Cosa c'è? Non faccio un fiato, non faccio, vabbè, insomma. Signora, con l'occhio sdraiato e il collo girato. Ma scusatemi, signora, cosa c'è? Che cosa c'è? Io ho appena detto. Io voglio anche discutere la paga. Ma io ho perso un sacco di lavori. C'è da dire, se entro stasera che finiamo sta scena, non si sbrigiamo, io me ne vado a casa. Ma magari se ne va a casa. Nessuno lo c'ha il coraggio di dirgli a lui. Nessuno c'ha il coraggio, glielo dico io. Ma che cosa mi dovete dire? Glielo dico io, che questi sono tutti zitti, glielo dico io. Ma che mi dovete dire? È una vergogna. Ma una vergogna? Basta, silenzio. È una vergogna, lo dico io. Cacciatela via. Ma come ne vado io? Sono altre signorina, sono attrici che pagherebbero oro per stare al suo posto, che vogliono di fame. E ringrazi il signore, lo so.